i comici sono tutti dei disadattati sociali che hanno scoperto che invece che pagare lo psicologo possono salire su un palco, raccontare i fatti loro e invece di pagare vengono pagati. Questo è ok. Quindi no, va detto, così ci chiariamo alla fine queste robe degli artistoni. No. Tutti i potenziali serial killer. Sono molto contento di ritornare qui al centro commerciale Campagna perché insomma credo che sia la quarta o la quinta volta. Negli anni ho sempre trovato molto bene, si mangia bene, si sta bene, si compra bene e diciamo il pubblico, quindi sono felice. Questa cosa qui del wrestling mi tormenterà per tutta la vita, sai, vabbè. Perché io a 40 anni, anzi prima, 39, ho deciso di realizzare il secondo sogno della mia vita, cioè prima quello di fare il comico, il secondo era quello di fare il lottatore di wrestling. Prima che fosse troppo tardi, ho deciso insomma di saltare la barricata da fan, salire sul ring. E solo che il problema è che non sono ancora riuscito a smettere e adesso di anni ne ho 44, ma ancora insomma me ne vado sul ring facendomi male, lo voglio dire. Cioè adesso se tu trovi delle donne nude sul computer di tuo figlio, ma no, ti fai due risate perché è normale. Ma se mia madre mi avesse trovato una rivista, ma tu stai scherzando? Il Cammino di Compostela me lo faceva fare a calci nel culo, andate ritorno. Una volta avuto il sentore di autoerotismo mi ha detto: tu fai quello che credi, però ricordati, calabrese mia madre, che se fai quelle cose Gesù piange tantissimo. Io all'epoca frequentavo la chiesa, beh, lì ero un ragazzino devoto, andavo al catechismo, tutto. Dicevo, ma come Gesù piange tantissimo? Ma con tutto quello che succede nel mondo, le guerre, i casini, beh, questo piange perché io sto in... Te lo giuro, tutte le volte che mi veniva voglia prima di entrare in bagno guardavo verso l'altro e dicevo: secondo me c'è un altro che lo fa in Pakistan, però se vuoi guardare me, guardami, io non so cosa dirti, almeno però non piangere. Progetti futuri ce ne sono due interessanti, cioè uno vabbè è finire il secondo documentario sul wrestling, nel senso che le scene sono già tutte girate, devo solo trovare il tempo di montarlo, visto che me lo faccio tutto da solo. Sto scrivendo un libro non comico, quindi mi cimento per la prima volta in una cosa non comica. E poi presto, molto presto torno in televisione, però non voglio dire dove perché noi comici siamo tutti molto superstiziosi. Le vacanze le ho sempre fatte in Calabria e ho questo ricordo di questa nonna che viveva in Calabria, che era una donna fantastica. Queste nonne che ci sono solo al sud, queste nonne che non mangiano per vivere, vivono per mangiare e per fare da mangiare. Io nonna me la ricordo, mia nonna era alta 1,20 m, tutta vestita di nero, un ninja, praticamente un ninja, ma con gli stessi poteri del ninja. Cioè mia nonna era nell'orto, buttava una di quelle bombette, sai quelle che fanno la nuvola, spariva, riappariva in cucina col cibo. Io ho visto che il centro commerciale, bravissimi tutti, meravigliosi, hanno messo la mia foto annunciando che sarò qui a fare lo spettacolo. Decine di commenti sotto di gente che voleva Benji e Fede. Perfetto, ho solo una domanda: ma chi sono Benji e Fede? Centro commerciale Campagna, tutti gli avventori, tutto il personale, tutti quelli che ci lavorano, tutti quelli che ci girano, tutti quelli che fanno muovere l'economia alla grande, un bacio grande, ci vediamo presto.